Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Questo film non è per persone senza dubbi. Questo film può cambiare la tua mente. Questa è una storia vera. Chi era Dante? Molti sono venuti in contatto con noi ed hanno visto le nostre potenzialità. Alcuni di loro fanno parte del nostro ordine. Qualcuno dice: come Dante nessuno. Un poeta che ha scritto un monumento letterario. Un artista. È stato condannato a morte, i suoi libri sono stati bruciati. Un eretico. Dimostra di conoscere bene la Sacra Scrittura. Un santo. Dalle descrizioni su questi antichi testi sembra proprio si parli di templari. Un templare. Fedeli d'amore, cioè di una società segreta. Un uomo misterioso. È uno dei misteri più fitti della Divina Commedia. È effettivamente un percorso alchemico. Un alchimista. Vous travaillez sur la matière, et je suis matière. Donc ce que faisaient les alchimistes, et c'est comme si moi je devenais mon propre alchimiste. È la radio di Dio. Un mistico. È in grado di imitare l'esperienza profetica del modello che avevano di fronte. Part of the journey is going down into the underworld. Un diavolo. Prima si conosce le viscere e poi si conosce la luce. Può essere ricondotto come similitudine al segreto massonico. Un massone. The subconscious of human beings is always looking for an explanation. E se j'arrive a réunir ces trois phases, je peux arriver à la connaissance. Un Rosa Croce come Shakespeare. Si parla del nuovo ordine mondiale a vari livelli. Persone che noi ignoriamo, che sistematicamente hanno il compito di tentare di elevare le coscienze dell'umanità. Un membro del nuovo ordine mondiale. Non è quindi da meravigliarsi che il poeta abbia scelto diversi gradi di comunicazione. Qualcuno dice: prodigi che le facoltà umane ammettono. È ancora vivo. E superato questo impatto di una civiltà tutta dedita all'esteriorità, superato questo impatto, un battito di ciglia. Egli conosce il segreto sulla fine del mondo. L'umanità non è pronta. Abbiamo incontrato chi conosce la verità. Dobbiamo dunque sempre lasciare spazio a ciò che è inesprimibile. È questo che nell'ordine della metafisica pura è ciò che più conta. Sta a voi ora trasformare questi simboli in qualcosa di reale, qualcosa che cambierà voi stessi e il mondo in cui vivete. È lo scopo fondamentale della stessa vita umana. Il mistero di Dante, un film di Luis Nero, al cinema. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani.